Non ce la faccio più. Non potrò mai dimenticare. Voglio vendicarmi. La graziosa Euni, pochi anni e già un matrimonio fallito alle spalle, viene assunta come governante da una ricca famiglia con lo scopo di badare alla casa e di prendersi cura della bambina e della madre incinta. Mi sembra tanto infantile. Nell'enorme residenza Euni trova un'altra domestica, una donna più anziana il cui atteggiamento sembra suggerire che tra i corridoi e le grandi stanze della casa si nascondano segreti inconfessabili. Grazie di tutto. I problemi iniziano a manifestarsi quando il capofamiglia, appena tornato da uno dei suoi frequenti viaggi di lavoro, sfrutta il suo potere per coinvolgere Euni in una torbida serie di rapporti sessuali. Ma l'ulteriore complicazione è che la ragazza è rimasta incinta. Nel rifare un classico del cinema coreano come l'originale The Housemaid, datato 1960 e diretto da Kim Ki-young, il regista Im Sang-soo opera un radicale rovesciamento di prospettiva. Adesso fai le valigie, devi andare. Se il film originale era un perfetto esempio di cinema conservatore, lucido e coerente nel suo assioma di base, quella che Im mette in scena è al contrario una cupa odissea nell'umiliazione di una donna e nella sua successiva nichilistica vendetta. Quello che colpisce di questo nuovo The Housemaid è l'equilibrio tra eleganza visiva e la spietata crudezza dei fatti raccontati. Maledetto mondo così crudele con me.